lunga sosta, avete fatto un mini ritiro a Ischia. Innanzitutto, com'è stata l'esperienza dopo tanti anni di Serie B, insomma, di fare una sosta così lunga? Ma personalmente mi sono trovato bene, cioè, il fatto comunque di giocare anche a Natale, visto che comunque è un continuo di quello che è il campionato, non penso abbia inciso tanto, anzi penso che sia venuta anche più gente allo stadio. E il fatto della sosta lunga, insomma, abbiamo fatto 10 giorni praticamente fermi, quindi gli altri anni comunque magari 6 o 7, non è che è cambiato tanto dal punto di vista lì. Abbiamo avuto se non altro più tempo per lavorare, ecco, perché gli altri anni magari si cominciava praticamente subito. Siamo andati giù, abbiamo trovato un clima che ci ha dato una mano, non troppo caldo come magari ci si aspettava, ma comunque siamo riusciti a lavorare bene, non tutto liscio, e vediamo di ricominciare questo nuovo anno nel migliore dei modi, speriamo di continuare come, insomma, quello che abbiamo fatto nel 2012. Sul mercato le tre squadre davanti si sono mosse bene, nel senso che non hanno dato via i propri gioielli, Verona invece è andato su giocatori importanti, Modena vuole arrivare ai playoff, cosa bisognerà fare questo girone di ritorno? Bisognerà cercare di stare al passo di quelle lì, perché inevitabilmente loro hanno delle ambizioni, insomma, dichiarate all'inizio di campionato, quindi stanno anche compatibilmente a quelle che sono le loro potenzialità economiche, hanno speso per raggiungere un traguardo importante. Ecco, noi dobbiamo cercare di quantomeno di riuscire a eguagliare intanto quello che abbiamo fatto il giorno d'andata. Poi dopo speriamo di fare magari anche qualche punto in più, ma adesso è ancora presto, insomma, partiamo da sabato, vediamo di cominciare bene, poi ne parliamo fra un paio di mesi, un mese e mezzo. Quello che avete fatto nel giorno d'andata può essere sufficiente per tagliare il traguardo dei playoff? Abbiamo girato a 34, quindi sarebbero 68, in teoria sì, bisogna vedere però se non c'è troppa differenza tra la terza e la quarta, perché se spingono così tanto davanti poi magari c'è il rischio di avere un distacco magari troppo grosso, quindi noi pensiamo di giocarci le partite come abbiamo fatto il giorno d'andata, solo di partita in partita e senza fare proclami, poi vedremo quello che succederà. E si riparte a proposito di partite da una gara che si gioca in casa contro un avversario come la Ternana, complicato, ma è una di quelle partite nelle tabelle da vincere da 3 punti. Sì, ma purtroppo in questa Serie B le tabelle contano fino a lì, perché l'insidia è sempre dietro l'angolo. Poi c'è la Ternana, una squadra, abbiamo visto anche l'andata, fa della corsa, dell'agonismo, cioè non ti fanno giocare, non ti fanno proprio giocare bene, quindi vedremo che tipo di partita verranno a fare qua loro, ecco, se ci lasceranno magari qualche spazio in più, se no come abbiamo fatto l'andata ci adegueremo al trend della partita e ci sarà da lottare per portare a casa i 3 punti, bene, se riusciremo a farlo col bel gioco bene, se no l'importante è vincere. Quindi. L'assenza di Angelkovic dietro vi creerà problemi? Mancini penso abbia fatto molto bene in giro d'andata, quindi sicuramente è un'assenza importante per noi, come lo sono tutti quelli che mancano, perché questo è un gruppo, credo nel vero senso della parola, mi sento di sbilanciarmi perché è veramente così. Quindi chi entra dà sempre il massimo e sicuramente chi gioca non farà rimpiangere Sinisa. È arrivato un nuovo giocatore, Scitella, adesso comunque c'è ancora qualche giorno dopo la partita con la Ternana di mercato, pensi che ci sarà ancora qualcosa, ci sarà ancora qualcosa da rinforzare? Non lo so, io penso che Scitella, da quello che abbiamo visto questi giorni, sia un giocatore molto simile a Dechi e Lazarevic con caratteristiche, quindi se Dechi ha fatto così bene il giorno d'andata, vediamo che anche lui lo segue e che Dechi continui. Non lo so, vedremo quello che si sta a fare. Non mi pongo il problema, ecco, non è un problema mio. Io penso a giocare, poi se arriverà qualcuno bene, se no andiamo avanti così, non c'è un problema. Tornando al discorso della sosta, il fatto di non giocare per quasi tutto il mese in cui si fa il mercato, per te è una cosa positiva? Secondo me sì. Secondo me sì, perché non ha senso, come si è fatto fino adesso, iniziare a giocare il 6 gennaio magari con una squadra che dopo 2 settimane possono anche sparire 3-4 giocatori, quindi secondo me è assolutamente insensato. Io, ma anche d'estate, sarei per fare solo un mese di mercato. Fai tutto luglio il mercato, poi dai le possibilità così alle squadre e anche agli allenatori di organizzarsi, di creare quella famosa amalgama che tanto si dice, perché se anche lì cominci i campionati di Coppa Italia, poi il 31 d'agosto finisce il campionato, il 1 di settembre finisce il mercato, ecco, magari ti arrivano 3-4 ripetendo, poi fanno tutto all'ultimo, quindi
fatelo a luglio, così finiamo prima, no?